Ciao a tutti, oggi farò vedere come realizzare un dolce molto estivo e molto fresco. Quindi realizzeremo una cheesecake ai frutti di bosco, ma chiaramente in fimo. Vediamo quindi l'occorrente. Per questo lavoro serviranno uno stampo che sarà la base per la nostra cheesecake, gomma siliconica, micropalle in qualsiasi colore, miscela a base di fimo liquid e altri componenti di cui nel video vi parlerò, stuzzicadenti, pasta nei colori blu, rossa e questa che è un mix tra questo blu e un pochino di nero, cutter e super attack. Quindi cominciamo! Dalla pasta di scatto otteniamo un disco di circa un centimetro di spessore e ne facciamo uno stampo con una pasta siliconica, ad esempio io uso la Prochyma bicomponente. A questo punto possiamo fare i vari strati. Il primo è quello più basso, cioè quello di biscotti, e per farlo il più realistico possibile io ho creato questa miscela fatta con fimo liquido, sabbia trasparente e gessetti colorati quali giallo, marrone chiaro, marrone scuro. Quindi andiamo a stendere questa miscela in uno spessore di al più 1-2 mm. Dopodiché cuociamo e lasciamo raffreddare. Una volta freddo realizziamo il secondo strato e per far questo io uso una miscela di fimo liquid e pasta bianca. Quindi nuovamente cuociamo e poi lasciamo raffreddare. Per creare more e lamponi procediamo in questo modo. Prendiamo uno stuzzicadenti e a un'estremità mettiamo un pochino di attack, poi lo immergiamo in microsfere di qualsiasi colore, dopodiché ne andremo a fare uno stampo. Creiamo ora l'ultimo strato, e cioè la glassa con la frutta. Io ho scelto di usare una miscela di fimo liquid e colore acrilico rosso, ma potete usare qualsiasi altro tipo di colore. Quindi mettiamo un leggero strato di questa miscela, poi la frutta, quindi fragole, le more fatte con lo stampo e anche i lamponi, e da un pezzo di pasta blu tagliamo dei piccoli pezzettini e otteniamo i mirtilli. Ok, a questo punto cuociamo il lavoro. Una volta freddo togliamo il lavoro dallo stampo e quindi lo possiamo usare come più ci piace. Io ho fatto questa composizione mettendo il lavoro su questo tessuto con le rose e poi ho aggiunto fettine di fragola con i mirtilli. Come sempre, se questo lavoro vi è piaciuto mettete un mi piace al video e fatemelo sapere con un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ci vediamo mercoledì prossimo, ciao a tutti!